Tuttavia, il Esoter Yoga ha anche una storia di si sviluppa anche per una storia di rischio a livello naturale. La prima segnalazione di questa cosa è del 75 ed è la comparsa di mesotelioma in un villaggio turco piccolino che è vicino a rocce ricche di depositi amiantiferi, quindi non dei tipi di amianto che abbiamo visto prima, ma di un tipo differente di amianto che è in quelle rocce, che si chiama erionite. Questo a dimostrazione del fatto che le rocce citate nella legge non sono le uniche rocce pericolose, ma semplicemente vengono citate perché all'interno di quella legge aveva senso citare i prodotti utilizzati dall'industria, non altri prodotti. Quindi la domanda che ci si pone questa sera è sostanzialmente se a livello ambientale le rocce ci danno un rischio. E le rocce, il rischio di questa cosa dipende, come prima, dal fatto che queste rocce possono essere più o meno fragili, e più sono fragili, più sono rischiose, e il livello di amianto nelle rocce correla direttamente con il livello di rischio. Maggiori sono il numero di fibre che inaliamo, maggiore il rischio di sviluppare ed avere qualche problema. A questo proposito, prima di andare avanti, vi leggo una cosa del piano di gestione rifiuti della regione Sicilia che, parlando dell'amianto, dice tra l'altro: un ultimo cenno deve essere fatto necessariamente sulle cosiddette pietre verdi, che sono le rocce utilizzate a fini ornamentali o frantumate per produrre ghiaia sostanzialmente, che comunque in quel caso con quel colore hanno all'interno depositi di materiale amiantifero. Siccome quando tu hai una roccia con più dell'1%, hai una roccia che contiene amianto, quelle rocce probabilmente per via del colore sono comunque rocce amiantifere. Se le pietre verdi vengono lavorate per taglio, frantumazione o abrasione, liberano fibre di amianto e pertanto qualunque attività che comporta alterazione dello stato fisico di tali rocce, non solo di tipo estrattivo, ma anche sbarcamenti, scavi e gallerie, può essere considerata a rischio. Regione Sicilia. Questo lo dico per togliersi il dubbio che viene subito che se tutte le rocce contengono un po' d'amianto, tutti dovremmo essere già morti. Il problema è che finché le lasci stare non succede niente. Se cominci a trattare queste cose, le rocce invece, a quel punto aumenta quello che è il livello di rischio a seconda del numero di fibre inalate di amianto. Però il rischio di cui parliamo che cos'è? Il rischio è quello di inalare fibre di amianto, perché le fibre di amianto vengono anche inghiottite. Dopo una lunga discussione direi che in questo momento si è deciso che le fibre inghiottite non danno problemi e vengono eliminate. Le fibre invece inalate, quindi respirate, vengono trattenute per circa il 25%. Vengono cioè trattenute le fibre più piccole, quelle più grandi invece restano in sospensione nell'aria e vanno incontro a, vengono riemesse con il respiro successivo. Dopo l'inalazione l'amianto determina essenzialmente, poi vedremo che cosa produce con Giulio, vi dico solo probabilmente perché non lo sappiamo bene, tre o quattro tipi di problemi. Per fare questa cosa ha un tempo di latenza di 20-30 anni, forse anche 50 anni. Asbestosi, carcinoma del polmone e mesotelioma, che poi vedremo un pochino meglio, derivano dal fatto che le fibre vengono respirate, quindi inalate, raggiungono attraverso i bronchi il polmone. Nel polmone raggiungono tutta la parte più interna del polmone, che è fatta in questo modo qui, e quindi dall'ultimo bronchiolo, che è ancora sostanzialmente un tubo che porta aria, si sfioccano in
acidi simili, diciamo, a quelli di un grappolo duro uniti, l'aria entra qui dentro rallenta molto il suo flusso e poi riesce. Attraverso questi vasi si ha lo scambio di ossigeno tra quell'aria che è qua e il sangue che passa lateralmente qua. È chiaro che in questa zona è facile che fibre di meno di un milionesimo di millimetro si depositino e quindi restino qua, dove? Nella zona mantellare più esterna del polmone. E la zona più esterna del polmone è, adesso non facciamo l'anatomia del polmone, ma insomma è in stretta continuità con la pleura. Quindi la loro dimensione e la loro struttura fisica, che è come quella di uno spadino, permettono il movimento di queste fibre all'interno dell'alveolo che abbiamo visto prima, qui, e la migrazione di queste fibre nella zona più esterna, dove abbiamo la pleura. Questo dà luogo a un'infiammazione cronica della pleura e molto più raramente, diciamo in un rapporto di 31, forse anche maggiore, di un'infiammazione del tessuto assolutamente simile alla pleura che invece riveste il fegato e l'intestino. E queste sono le due zone più frequenti in cui ritroviamo poi il mesotelioma. Cosa dobbiamo ricordare quando ragioniamo su questa cosa? Che in teoria anche una fibra solo può provocare il cancro, ma che ovviamente il rischio aumenta se l'esposizione è continuata e se il numero di fibre nell'aria è elevato, perché è un discorso di tipo statistico. Questa cosa accade per chi lavora l'amianto, ma come hanno visto bene, e poi vedremo, accade anche per chi è vicino a chi lavora l'amianto e ne lava i vestiti, per esempio, e quindi i familiari dei lavoratori. Altri fattori meno comuni che danno il mesotelioma sono l'esposizione agli zeoliti e l'erionite è uno zeolita, cioè un altro tipo di amianto. Poi abbiamo le radiazioni libere, il radon, eccetera. Tra l'esposizione e l'insorgenza passano anche più di 20 anni, quindi il rischio non diminuisce una volta che tu hai eliminato l'esposizione a livello personale. Eliminata l'esposizione diminuisce il rischio a livello di popolazione. E quindi in questo caso ragioniamo esattamente dell'inverso. Quindi non di che cosa succede direttamente a me, ma statisticamente di che cosa succede in una popolazione che io passo da un rischio estremamente basso, perché il rischio zero poi non esiste, a un rischio ovviamente più alto perché sto movimentando rocce, più alto e comprensibile solo esposta. Io movimento rocce più o meno dense di amianto, passo in mezzo a una popolazione e dopo 20 o 30 anni sono in grado di dire di quanto è aumentato il mesotelioma, non sono in grado di dirlo prima. Quindi questo fa parte di quell'opinabile del rischio. Se decido che questo rischio mi va bene, va bene. Se decido che il gioco non vale la candela, non vale mai la candela, un po' come per la lezione. Su questo sono tutti d'accordo e apre qualunque documento, anche dell'Istituto Superiore di Sanità, non esiste una soglia oltre la quale si può essere certi della pericolosità dell'amianto. Quindi le soglie che sono state costruite e che poi vedremo sono soglie perché una linea di demarcazione per legge deve essere data, perché sennò la legge blocca tutta la movimentazione di tutto. Ma non esiste una soglia vera e propria sotto la quale io posso dire il mio rischio cade a zero. E il rischio è questo.